lungomare Caracciolo sabato 26 e domenica 27 ottobre si trasformerà in una grande pista di pattinaggio all'aperto per la seconda edizione del Roller Skating Festival. È l'evento dedicato agli sport rotellistici ad ingresso gratuito, con gare, esibizioni e tante occasioni di divertimento. Avremo per la prima volta qui a Napoli un campionato europeo di pattini in linea, quindi diciamo una vera e propria champions per questo settore. Avremo due giorni di full immersion di attività sportive, ovviamente vedremo il solito pattinaggio classico, avremo i pattini in linea, lo skate, gare, competizioni e la manifestazione è totalmente gratuita. Il Roller Skating Festival sarà fatto in diverse aree, in queste aree ci sarà hockey, ci sarà il pattinaggio artistico, ci sarà l'inline, ci sarà la zona dello skate park dove anche i ragazzi possono far vedere le acrobazie e le evoluzioni, ci saranno diverse gare come già appunto anticipato, ci sarà la maratona europea perché di interesse comunque europeo, ci saranno delle gare, dei trofei regionali di varie discipline e specialità come il roller cross, l'high jump, il free jump. Saranno 7 le competizioni in corso tra gare federali e dimostrative. La manifestazione darà anche l'opportunità ad appassionati e meno esperti di avvicinarsi alla disciplina del rollerblade. Si potranno noleggiare i pattini in loco e partecipare alle iniziative consultando il sito ufficiale rollerskatingfestival.it. Diamo spazio a tutti quanti gli sport, l'obiettivo è quello sempre di condividere tutti gli sport, farli conoscere ai nostri ragazzi, ai cittadini anche un po' di età un po' più adulta. Quindi il 26 e il 27 la Rotonda Diaz sarà di nuovo e sarà ecco un teatro bellissimo, spettacolare per questo festival. Veniteci a trovare perché è un evento stupendo. Sia per appassionati e non, anzi vi dico che ci sono delle aree dedicate per chi vuole approcciarsi con dei maestri federali, dei maestri comunque che danno possibilità anche di imparare e insegnare in quel momento ai ragazzi l'approccio, diciamo il primo approccio alle rotelle, dallo skate al pattinaggio.